Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video veloce, improvvisatissimo, infatti sono sugli scogli al mare perché sono nei miei 15 giorni di vacanza, ma non potevo non fare un video dedicato ad Absam perché per l'ennesima volta ci sta prendendo tutti in giro, dopo aver presentato un drone che non è mai arrivato fino adesso, caratteristiche però incredibili, ma mai arrivato sul mercato attualmente, in cui continuano a rinviare la data. Cosa succede? Loro ne lanciano un altro, dopo lo Zino Mini Pro, drone inarrivato e soprattutto con figuraccia alla presentazione ufficiale. Cosa succede? Loro lanciano uno Zino Mini SE, quindi copiando DJI, che ha copiato Apple, facendo diciamo queste versioni light o più economiche del loro prodotti top. Cosa succede? Lanciano questa versione SE e è preordinabile. Cosa vuol dire? Che tu preordini un drone quando non hai ancora dato la possibilità di ricevere agli altri clienti il loro drone, la versione Pro. Quindi chi ha preordinato la versione Pro adesso potrebbe addirittura preordinare questa versione SE, e o uno può acquistare questa versione SE sapendo che la gente che ha acquistato la versione Pro non l'ha ancora ricevuta. Quindi dov'è tutta questa genialità di casa Absam, che magari alla fine ripagherà tutto il loro veramente impegno nel prenderci in giro, perché comunque ci prendono in giro in maniera anche eclatante. Quello è bello, non è che lo fanno tanto di nascosto, ci prendono in giro proprio bene, cioè alla luce del sole, perché comunque rinviano date, presentano un nuovo drone e boh, non lo so. Absam veramente, da quando ha lanciato le batterie maggiorate per Absam Zino con il fissaggio col velcro, lì aveva raschiato il fondo, ma il fondo, dopo l'ha riraschiato secondo me ultimamente con la figuraccia dello Zino Mini Pro che si schianta alla presentazione, veramente lì super figuraccia, perché l'azienda che produce droni e il suo drone si schianta nella presentazione, secondo me non va bene. E qua abbiamo un'altra presa in giro sotto un'altra forma, però uguale, cioè un drone che tu non hai ancora distribuito e ne presenti un'altra versione da preordinare, veramente incredibile. Poi dici che non hai chip per produrlo e allora adesso ne metti in prevendita un altro, boh, non lo so, non so cosa dire. Absam ci sta prendendo secondo me in giro tantissimo, speriamo che finisca tutto bene, che alla fine arrivino tutti questi droni, ma secondo me l'unico drone che arriverà veramente è questo, lo Zino Mini SE, questa versione più umana con caratteristiche più simili al Mini 2, quindi diciamo più reale per quello che è un drone sotto i 250 grammi al momento attuale. Secondo me tutto il resto è ancora un po' troppo irreale, cioè Absam aveva secondo me esagerato nel dichiarare cose che poi non riesce a fare a livello pratico. Secondo me non riesce a stare sotto i 250 grammi con quelle caratteristiche, o comunque ha un sacco di problemi, e comunque nel video di presentazione si è visto il drone che stava fermo in overhang, non c'è visto un drone che facesse le cose dichiarate da Absam, cioè era un drone fermo in overhang, quindi poteva essere un drone che non aveva neanche la videocamera, che non aveva neanche i sensori, cioè era un drone in overhang, cioè niente di che, a parte i minuti che sono durate le batterie, quello sì, tanta roba, però per un drone che magari non aveva nessun comparto tecnico all'interno e magari delle batterie maggiorate, quello era possibile, visto che secondo me era solo un prototipo buttato lì per fare appunto quella presentazione e non far vedere che proprio il drone non esisteva, perché comunque era veramente piovuto di tutto sui vari social riguardante il fatto che il drone non si era mai visto in maniera pratica, a parte dei render in 3D. Però qua ragazzi siamo di fronte a un'altra situazione, un'altra presa in giro, in cui questo drone è con appunto con le caratteristiche, come vi ho detto, più umane, dove abbiamo un bitrate più umano, dove abbiamo un sensore da 12 megapixel, dove abbiamo una micro SD da inserire, quindi non una memoria fissa, cioè è un drone un po' più reale per un'azienda che produce droni. Attualmente produrre un drone sotto i 250 grammi e queste caratteristiche sono più veritiere. Poi staremo a vedere che cosa arriverà veramente sul mercato, se magari magari neanche nessuno dei due arriva, perché chi l'ha detto che uno di questi due arriva? Magari non arriva nessuno dei due, magari tra un po' ci presentano un'altra versione, una versione Zino Mini Pro SE, o magari un Pro Mini Max, non so, questi nomi così alla cipa che Absam no, il Plus, è vero, Absam gioca tanto anche col Plus, quindi Zino Mini SE Plus, non so, tutti questi nomi che loro ci attaccano, ma poi il drone alla fine è sempre lo stesso di quello dei nomi precedenti, e vabbè, Absam in questo è sempre stata geniale. Quindi ragazzi, questo era solo un video di sfogo, perché ragazzi non potevo stare in silenzio di fronte all'ennesima presa in giro di casa Absam. Quindi se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram
iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!